E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett. Come promesso, torno a parlarvi dell'universo di The Witcher tramite un nuovo format che ho deciso di chiamare Folklore. Ho già passato mesi immerso nello studio, nella ricerca e sicuramente ne passerò molti altri, perché è un progetto davvero titanico. Ciò che voglio realizzare è una playlist in cui vi spiego nei minimi particolari, nei minimi dettagli, tutte le sfaccettature di personaggi principali, secondari, terziari, mostri, regni, religioni, insomma qualsiasi cosa all'interno del mondo creato da Zio Sap. Oggi, per esempio, tocca a una delle prime creature citate nei libri, il Bobolak. Sigla! Viviamo davvero in tempi orribili. Si è moltiplicata ogni genere di feccia. Le montagne di Maakam brulicano addirittura di Bobolak. A differenza di ciò che fa intendere Velerad, il borgomastro di Visima, non si tratta di mostri. I Bobolak, anche chiamati Werbob o Boogeyman, sono una razza non umana dalla statura simile a quella dei nani. Forse loro sono un pochino più alti. Hanno piccoli occhi neri, denti appuntiti, dita con artigli, sono ricoperti di pellicce ed è per questo che ricordano dei castori antropomorfi. Non lasciatevi però ingannare dal nome Werbob, col prefisso Wer, tipo werewolf, ovvero lupo mannaro, perché non sono dei mutaforma. La loro vista è più debole rispetto a quella degli umani, ma in compenso possiedono un eccellente udito. La loro pelliccia presenta colorazioni scure, come nero o marrone, che diventano bianco o grigio con l'età. Solitamente usano la lingua comune per esprimersi, ma tra di loro parlano un proprio idioma, incapibile e impronunciabile per le altre razze. I Bobolak appartengono alla ristretta cerchia delle antiche razze che abitavano il continente ancora prima di eventi come risurrezione e congiunzione delle sfere. La loro prima apparizione risale addirittura almeno al primo millennio BR, Before Resurrection, a sud dei Monti Amel, nelle attuali terre di Nazer, Metinna e Magdurga. Secondo la leggenda fu proprio l'erborista Zili, una Bobolak, a scoprire l'agricoltura e modi innovativi per utilizzare le piante a scopo curativo. Fu proprio lei inizialmente a guidare il suo popolo, tanto da venir considerata e venerata come una grande eroina. Dopo lo sbarco degli elfi dalle loro navi bianche, i Bobolak furono letteralmente sfrattati dalla loro patria. Non potendo competere, si spostarono a nord, principalmente sui monti Amel, e quindi nella parte sud di Maakam. Con lo scopo di avviare una convivenza armoniosa con nani e gnomi locali, i Bobolak aiutarono questi ultimi a respingere gli Enshed. Voglio però specificare, al contrario di quanto si possa pensare, queste faide interrazziali non sfociarono mai in una guerra totale in tentativi di genocidio e estinzione reciproca. Anche le battaglie tra Bobolak ed Elfi non erano feroci, riguardavano solo il territorio, nulla di personale. I Bobolak quindi dopo queste scaramucce ripresero a vivere in pace fino al primo sbarco, ovvero l'apparizione della razza umana nel continente. Questi ultimi, a prescindere, consideravano l'aspetto dei Bobolak alla stessa stregua delle bestie, e da qui la frase di Velerad citata all'inizio. Ma fino a che le interazioni tra le due razze rimanevano minime, non successe nulla. Fu un particolare evento a scatenare la guerra, il momento in cui i Bobolak bloccarono la costruzione delle miniere. Gli umani reagirono molto pacatamente, con massacri di massa. La maggior parte dei Bobolak fu sterminata e i pochi sopravvissuti divennero prigionieri e furono rinchiusi in campi di prigionia insieme a un'altra razza di cui vi parlerò in un altro video, i Vran. Dopo questa guerra a senso unico rimasero in vita solo poche centinaia di Bobolak. In seguito la perdita di vari altopiani da parte degli umani comportò una nuova ondata di Bobolak sugli Amel e Maakam. Una comunità proseguì oltre, fondando città sui monti Kestrel. Quando riuscirono a costruire ciò che era andato perduto, gli umani si ripresentarono, chiedendo il permesso di usufruire delle miniere. Thin, leader dei Bobolak, rifiutò. Seguì ovviamente una lunga battaglia, nella quale i Bobolak combatterono valorosamente, ma in inferiorità numerica e senza fortificazioni, persero. Nel 1160, quindi, sui monti Amel, avvenne un altro massacro ai loro danni. Colonizzando un'area montuosa ricca di giacimenti metallici, anche i primi Koviriani entrarono ovviamente in conflitto con i Bobolak. Ad esempio, il nonno di Julian, personaggio del primo videogioco di The Witcher, aveva una collezione di scalpi di Bobolak attaccati al suo mantello e anche grazie a quegli omicidi riuscì a fondare una fiorente attività riguardante i diamanti. Nonostante tutti questi tragici eventi, alcuni Bobolak riuscirono a integrarsi nelle società umane, a Blaviken per esempio, ma dopo essere stati vicini all'estinzione, la maggior parte vide in Maakam il rifugio più sicuro.
Verso il 1250 la razza tornò a prosperare e aumentare vistosamente di numero, tanto che 20 anni dopo vedere un Bobolak al di fuori dei confini di Malcolm sarebbe stato uno spettacolo raro, anche per dei viaggiatori. In pochi conoscono i Bobolak o sanno la loro storia, ma alcuni di loro erano presenti in molti importanti eventi riguardanti personaggi a noi più noti. Almeno 9 di loro erano tra gli uomini di Koshi, antagonisti di Visenna e Corin, che saranno soggetto di un altro video. Verso la fine della decade del 1210, una loro banda attaccò il principe di Kaengorn, come ci dice Eskel. È successo 20 anni fa. Salvai il padre di Deidra da una banda di Bobolak. Dovevo aver sentito troppe storie di Vesemir sull'eterna legge della sorpresa. Tutti quanti ne abbiamo sentite troppe. Il principe, ricoperto dal sangue dei Bobolak, mi guardò negli occhi e disse: «Mi hai salvato la vita, Witcher. Ti sono debitore. Chiedi pure ciò che vuoi». Sono una razza citata anche dalla regina Meave o addirittura dallo stesso Geralt in The Witcher 3. Insomma, non li conosce nessuno, ma li conoscono tutti. Adatti alla vita in alta quota, i Bobolak costruiscono città di montagna, tuttavia mancano di difese paragonabili alle fortificazioni naniche, il che le rende vulnerabili. Gli anziani sono leader tradizionali, servono anche al posto di sacerdoti, celebrando i riti. In combattimento, a parte gli artigli, usano armi standard, tra cui asce, spade e lance. La loro fede si basa su tradizioni e leggende. Dato che gran parte del patrimonio è andato irrimediabilmente perduto, studiosi e maghi continuano a studiarne il comportamento. I Bobolak non adorano dei tradizionali, elevano al loro status un gran numero di eroi ancestrali. Credono infatti che i grandi eroi, dopo la morte, siano diventati gli spiriti della terra e che continuino a guidare i discendenti. Ogni eroe ha una festa annuale, durante la quali i celebranti si riuniscono presso gli altari di pietra per offrire sacrifici di oggetti rari da trovare sui pendii, come grano, frutta e verdura. L'avversario dei grandi eroi, la fonte di ogni male, è Lilith, la dea della guerra. Studiosi e maghi ritengono che tale percezione sia un'eco delle guerre passate tra i Bobolak e i Wasgor, i primi umani arrivati sul continente, ipotesi successivamente amplificate dalla profezia di Thlin. Inizialmente i Bobolak credevano che l'apocalisse sarebbe avvenuta al ritorno di Lilith, annunciato dal sole nero. In passato infatti erano terrorizzati dalle lunghe eclisse e cercavano di scacciarle con musica ad alto volume, suoni di armi e grida bellicose. A proposito di eroi, l'abbiamo già citata, Zili, l'eroina Bobolak inventrice dell'agricoltura, è considerata uno dei precursori di Melitele. Oltre a quanto già detto inizialmente, i Bobolak sono fisicamente più forti degli umani e hanno un metabolismo che rispetta regole assolutamente uniche. Permette loro di sopportare anche le ferite più gravi, causate da mostruosità come Koshi, anche se trovare un medico al di fuori del proprio gruppo può rivelarsi difficile. Muovendosi con l'agilità di una scimmia, i Bobolak sono ottimi inseguitori e cacciatori. I Bobolak sono orgogliosi di essere diversi dagli umani e amano i massicci rocciosi. A questo riguardo sono parenti di nani e gnomi, anche se a differenza delle due razze non estraggono le ricchezze della terra. Nel complesso i Bobolak sono un popolo calmo e industrioso che vive di ciò che la natura dà loro e ripaga con la stessa moneta. E anche per oggi è tutto, ragazzi, mettete mi piace perché questa playlist vive dei vostri mi piace. Quando questo video arriverà a 100 mi piace pubblicherò il prossimo. Sarete voi responsabili dell'andamento della playlist del canale. Non dimenticatevi comunque di mettere un commento e iscrivervi al canale. Alla prossima!